ingegnere della Mauritania, Mohamed Sheikh Oud Mohamed Oud Mekdir, la cittadinanza onoraria di Napoli, quale pubblico attestato dei sentimenti di grande solidarietà per scongiurare l'esecuzione della sentenza e quale solenne impegno contro la pena di morte, in difesa della vita e della tutela dei diritti umani. Palazzo San Giacomo, 3 luglio 2015, il sindaco. Il Comune di Napoli aderisce alla campagna di sensibilizzazione sui diritti umani nel Mediterraneo in sostegno di Mohamed Oud Mekdir e conferisce la cittadinanza onoraria al giovane mauritano condannato a morte per blasfemia, a tutti gli effetti un reato d'opinione, con una sentenza del dicembre scorso della Corte della Repubblica Islamica dove è in vigore la Sharia, con un processo durato poco più di un giorno. Come attestato dei sentimenti di grande solidarietà della città di Napoli e per scongiurare l'esecuzione della sentenza e l'impegno contro la pena di morte, in difesa della vita e della tutela dei diritti umani, l'atto è stato consegnato nelle mani della sorella di Mohamed, Aisha. È una grande campagna di mobilitazione internazionale per condurre, ci auguriamo, alla liberazione di Mohamed, un ingegnere di 29 anni detenuto da un anno e mezzo in Mauritania, condannato a morte per aver scritto un proprio pensiero in un blog, una cosa allucinante. Abbiamo avuto il patrocinio dell'ANCI nazionale, scriveremo alle Nazioni Unite, abbiamo dato la cittadinanza onoraria. Napoli vuole essere sempre di più capitale della pace, della promozione dei diritti e delle libertà civili.